Il Campobasso parte col piede sbagliato nella nuova avventura in Serie D al cospetto del neopromosso Pineto del tecnico Ammazzalorso. 4-3-3 per gli ospiti nella classica divisa rossoblù, padroni di casa in completo bianco, disposti con il 4-4-2, il fischietto e il campano a canfora. Dopo un solo giro di lancette, Sudansin vola sulla corsia di sinistra, sul forte traversone radente in prota, impatta male, non trova il bersaglio. I molisani fraseggiano bene nel primo quarto d'ora, ma sarà un fuoco di paglia. Appena il Pineto si sveglia per la difesa di Novelli, sono dolori, come quando sugli sviluppi di un corner Esposito, tutto solo a centro area, non riesce ad imprimere forza e precisione alla sfera dinanzi al portiere Cotticelli. I lupi capitolano al minuto 18, ancora d'azione d'angolo, battuto sul secondo palo da cacciatore. Il tiro sporco di Proietti trova pronto alla deviazione vincente Capitan Stacchiotti. Sulla conclusione angolata nulla può l'estremo ospite. Gli abruzzesi sfiorano il raddoppio. Antenucci, con il destro ad incrociare sul palo più lontano, non trova l'angolo di poco. La sfera si sfigne sul fondo. Dopo un discreto avvio, il Campobasso mostra tutti i suoi limiti attuali in balia degli avversari. La ripresa ricalca quanto successo nei primi 45 minuti, ma è Cacciatore, innescato, che a botta sicura supera Cotticelli, ma non D'Angelo, che salva in rovesciata sulla linea di porta. Il raddoppio del Pineto è solo rimandato di qualche minuto. È di nuovo il difensore Stacchiotti, lesto a ribadire in rete da pochi passi sul tuffo di testa di Antenucci, smanacciato appena da Cotticelli. Molisani assenti, ingiustificati dal rettangolo di gioco. Il Pineto sfiora la terza rete con Cacciatore al 25esimo, lanciato in contropiede dalle retrovie. La difesa rossoblù latita ancora una volta sulla punta di casa. Cotticelli, in uscita disperata, tocca di quel tanto che basta ad evitare un'altra capitolazione e regala solo un angolo agli avversari. Finisce con il successo rotondo del Pineto al suo debutto in Serie D dopo 18 anni di assenza. Uno 0-0 che sta stretto al San Nicolò. I biancazzurri non riescono a superare la Fermana all'esordio in campionato, pur meritando i 3 punti per quanto fatto vedere durante i 90 minuti. Epifani presenta 3 novità rispetto alla gara di Coppa Italia contro la Vastese. In porta c'è Recchiuti. Chiacchierelli agisce sull'ala destra con Massetti che arretra sulla linea dei difensori al posto di Di Stefano, mentre Testi e non Traini è il punto di riferimento avanzato. Per buona metà del primo tempo si assiste ad una partita bloccata. Per accenderla c'è bisogno di qualche spunto dei giocatori con maggiore qualità. Il primo a provarci è Napolano al 26esimo, con un destro dai 20 metri che non trova la porta. La Fermana inizia ad accusare le iniziative dei padroni di casa, rendendosi pericolosa solo sui calci piazzati, come alla mezz'ora, quando Petrucci mette in difficoltà Recchiuti. Al 32esimo si vede finalmente il San Nicolò che conosciamo. Napolano invita Mozzoni al cross. Il terzino sventaglia da fondocampo, tagliando tutta l'area di rigore, ma Chiacchierelli arriva in ritardo all'impatto con il pallone. Il finale di tempo è degli ospiti. Al 45esimo, conclusione di Petrucci, potente ma troppo centrale per impensierire Recchiuti. L'ultimo brivido in pieno recupero è opera di Molinari che calcia una punizione insidiosa respinta in tuffo da Recchiuti. Nessun cambio ad inizio secondo tempo, con il San Nicolò che riparte subito all'attacco. Al settimo, azione travolgente di Chiacchierelli che semina avversari come Birilli e centra verso Testi, anticipato all'altezza del primo palo. L'esterno biancazzurro è il migliore in questa fase. Al decimo controlla un lancio millimetrico di Bisegna, rientra sul sinistro e calcia sul primo palo, ma del gol c'è solo l'illusione. Destro si accorge delle difficoltà dei suoi e attinge a piene mani dalla panchina. Anche Epifani prova a smuovere le acque e al 25esimo manda dentro Moretti e De Cerchio per Di Lullo e Testi. La Fermana continua ad aggrapparsi ai calci piazzati e al 31esimo centra la traversa con una punizione di Molinari deviata da Recchiuti. Il San Nicolò invece spinge sull'acceleratore e al 36esimo costruisce un'altra grande occasione nata sempre dai piedi di Chiacchierelli, ma Forò per 2 volte sventa il pericolo in area di rigore negando la rete ai Teramani. Epifani si gioca l'ultima carta richiamando un Napolano in debito d'ossigeno per far posto a Traini. Ma al 38esimo la palla buona capita agli ospiti, con Petrucci che al volo non inquadra la porta da posizione invitante.
I biancazzurri hanno un'altra chance al 44esimo quando Moretti se ne va in velocità e prova a servire sulla corsa a Traini, che non riesce a coordinarsi per battere a rete. Finisce 0-0, può sorridere la Fermana, mentre al San Nicolò resta un pizzico di amaro in bocca. Castelfidardo Monticelli ed è subito derby tra marchigiane, rispettivamente al terzo e al secondo anno di Serie D. Giornata estiva e caldo afoso in un Galileo Mancini pieno come al solito. Belli i rinnovati completini delle due compagini. Vediamo insieme allora com'è andata tra Castelfidardo e Monticelli. Nemmeno un minuto e Filipponi, per i padroni di casa, alza di testa sopra la traversa. Rispondono gli ospiti due minuti dopo con una conclusione sotto misura di Pedalino che non inquadra lo specchio di porta. Ci riprovano i locali con una inzuccata alta di Siletti su corner e poco dopo è lo stesso Siletti, in ripiego difensivo, a disinnescare Pedalino lanciato da Forgione. Corrono tanto le squadre, ma di birra in corpo non ce n'è tanta, vuoi per il gran caldo, vuoi perché sono squadre talmente nuove da essere ancora in fase di rodaggio. Al 36esimo comunque ci prova Filiaggi a svegliare il match, ma non gli va bene. Poi Siletti e Bordi murano Forgione non appena entrato in area verde. Tutto qui il primo tempo, emozioni ridotte all'osso. Nella seconda frazione di gara subito due cambi per il Castelfidardo, dentro il giovane portiere Muratori a sostituire un acciaccato di Gennaro e dentro pure Gaeta per Torelli nel tentativo di dare maggior peso e tasso tecnico all'attacco biancoverde di casa. Ma sono i biancocelesti ospiti a farsi pericolosi al sesto con una bella conclusione fuori di poco di Forgione. Reagisce il Castelfidardo che con il trio delle meraviglie Gaeta, Soragna, Filiaggi là davanti cerca di sfondare la retroguardia del Monticelli. È appunto Filiaggi però a essere murato dalla difesa ospite. Poi d'amblè, tra la sorpresa generale, il signor Chateau estrae il rosso diretto per Pedalino, reo di aver ironizzato su una decisione arbitrale. E quindi 30 minuti più recupero in inferiorità numerica per il Monticelli. Ma ciò nonostante il Castelfidardo non riesce ad approfittare di questa superiorità e il Monticelli fa densità in mezzo al campo e in difesa. Al 25esimo Tombolini del Castelfidardo libera il destro dalla distanza, cuoio smorzato che diventa buono per Filiaggi che però calcia troppo debolmente tra le braccia di Alessandrelli. Il Monticelli non sta a guardare e da una punizione col contagiri di Forgione Terrenzio inzucca bene e per poco non c'entra il bersaglio grosso. Ancor meno sarebbe bastato accentrarlo a Soragna che spizza bene di testa un cross al 42esimo dalla destra di Gaeta. È il palo questa volta a salvare dalla capitolazione il Monticelli con la palla che beffardamente attraversa tutto lo specchio di porta senza volerne sapere di entrare dentro. E quindi finisce così come era iniziato questo derby. Castelfidardo 0, Monticelli 0. La Civitanovese, dopo aver fatto bene nei primi due turni di Coppa, si è preparata al meglio per affrontare la prima di campionato, una delle grandi favorite nella corsa verso la Lega Pro, il San Marino. La squadra praticamente che si è presentata alla Comunale di Civitanova è sicuramente squadra di rango, con quell'Emiliano Ulcese, ex Ancona e corteggiato anche dal team rossoblù. Scorrendo l'organico a disposizione di Mister Caneo non si può fare a meno di notare le assenze di Gregora e di Erlane legate a problemi di trasferte e che dovrebbero essere risolti in breve tempo. Tra gli assenti anche Diomande e lo squalificato Tortelli. Chi non è da indicare tra gli assenti il generoso pubblico di Fede Rossoblù che anche per l'occasione non ha lasciato sola la squadra. Bello anche il colpo d'occhio, se ci si aspettava forse qualche numero in più. Ospiti al gran completo al fischio d'inizio dell'arbitro Iacovacci di Latina, assistito per l'occasione da due colleghi della stessa sezione Matteo Pressato e Marco Cerilli. Si comincia subito con il San Marino che al quarto usufruisce di un calcio d'angolo dalla bandierina di destra, la difesa di casa in qualche modo si disimpegna. Squadre schierate con schemi tattici a loro congeniali, i primi 20 minuti di gioco proposti da parte dei due team sono pregevoli ma di vere occasioni da gol non se ne propongono. Al 21esimo brava la Civitanovese nell'intercettare un pericoloso
contrattacco del San Marino avrebbe fatto sicuramente male. Civitanovese un minuto dopo in vantaggio 22esimo con Negro, con la complicità del portiere Dini. Il gol regala maggiore tranquillità alla squadra di casa, che controlla con sufficiente autorità la reazione del San Marino. Si lotta con decisione in ogni angolo del campo, con una Civitanovese che non si lascia condizionare dalla valenza tecnica dei biancocelesti. Al 40esimo prova a ripartire la Civitanovese, da sinistra cross di Wad, palla in area, impatto maldestro di Rubino, pallone sul fondo, occasione bruciata da parte del team rossoblù. Squadre che si presentano senza novità nei rispettivi assetti tattici. Civitanovese ad un passo dal raddoppio con Barboso, il brasiliano fa tutto bene meno che la conclusione. Occasione, dobbiamo dirlo, buttata al vento. San Marino non riesce ad organizzare una vera e propria manovra offensiva. 18esimo calcio di rigore in favore del San Marino, Olcese calcia, Vassallo strepitoso per l'occasione para, ma nel ribadire in rete la sfera Olcese non sbaglia. La partita si accende, San Marino ci crede, anche se la Civitanovese è quanto mai guardinga e pronta nelle ripartenze. Inizia il valzer delle sostituzioni nelle opposte formazioni, con chiari intenti di modificare gli assetti nel tentativo di effettuare il sorpasso sia dall'una che dall'altra squadra. 42esimo, si impreca in casa San Marino per un presunto fallo in area rossoblù non rilevato dal direttore di gara. Con 3 minuti di recupero e nel primo minuto dello stesso, al 46, Barbosa va a segno, gol che a un certo momento regala i 3 punti alla formazione di casa, anche se immediata è la reazione di un San Marino che non vuol mollare, e in questo frangente ecco spuntare fuori un grandissimo portiere, Vassallo. Rossoblù festanti, San Marino deluso. Al Carotti il derby del debutto in campionato dice ancora Jesina, come una settimana fa in occasione della sfida di Coppa Italia fra i Leoncelli e l'Are Canatese. Ma se una settimana fa c'erano voluti i rigori per dare il successo ad una Jesina che solo nel finale aveva riacciuffato un Are Canatese in fuga dal primo tempo, questa volta nei 90 la Jesina realizza 2 reti e legittima un successo meritato al cospetto di un Are Canatese insidiosa soltanto nei primi 10 minuti di partita. Il primo tentativo della gara è proprio di marca leopardiana all'11esimo. Angelilli dalla distanza va al tiro e chiama al controllo in tuffo Tavoni. L'occasione vera e propria da parte della formazione ospite è però quella del quarto d'ora, quando lo sprint a sinistra di Angelilli innesca la palla a centro area per Miani, che si ritrova fronte alla porta e va a calciare, ma viene murato dalla chiusura di Anconetani. La Jesina si scuote e morde al 18esimo, quando Trudo favorisce l'inserimento in area di Cardinali, botta a colpo sicuro del centrocampista, pallone che sibila al lato del palo. Ancora più ghiotta per i Leoncelli è l'opportunità del 24esimo, quando su rilancio dalle retrovie Trudo vince il duello di rimpalli e rimbalzi con Falco, ma davanti ad Azzolini calcia addosso all'estremo ospite e sciupa. Al 30esimo ci prova Sciba ad accendere il Carotti con la girata improvvisa da posizione defilata. Azzolini si distende e mette in calcio d'angolo. Villanova per l'Are Canatese prova a dare la sveglia ai suoi al 33esimo, conclusione dalla distanza che termina però alta. L'Are Canatese si rivede ancora prima dell'intervallo di nuovo a sinistra, c'è l'affondo di Angelilli, il pallone messo in mezzo a tagliare l'aria, ma non arriva a nessuno dei suoi a raccogliere l'invito del giocatore. In avvio di ripresa Possanzini toglie l'ammonito Lauria e inserisce Garzia. Proprio sui piedi di quest'ultimo, dopo 2 minuti, capita il pallone servito da Papavero, su cui Tavoni para in 2 tempi. Ancora 2 minuti e nuovo brivido, calcio d'angolo, Tavoni in uscita non ci arriva, Falco di testa non indirizza in porta. Possanzini toglie Angelilli per Fioretti, ma è la Jesina a passare in vantaggio al 61esimo. Presmans manda nel corridoio Cameruccio, che punisce l'uscita non impeccabile di Azzolini, 1-0. L'Are Canatese ci mette un po' a riaversi, solo al 72esimo si rivede con la fuga del nuovo entrato d'Angelo, tiro debole controllato da Tavoni. I Leoncelli chiudono il conto all'80esimo, Ricanatese sbilanciata sull'affondo di Anconetani a sinistra, palla al bacio del Baby dall'altra parte per Sciba, tocco felpato dell'attaccante sul palo opposto, 2-0.